nel senso che no, tanto vabbè, parliamo nel senso lato, anche se il giovane non esiste, esistono diversi tipi di giovani, cioè, esistono come dire, sui giovani c'è una prima cosa, cioè è evidente che noi siamo una società vecchia, molto vecchia, che invecchia di continuo, e le politiche ad esempio del lavoro che sono state fatte mirano a invecchiarla ulteriormente. Sui pensionamenti, quelle sul lavoro che vengono fatte, cioè guardate, banalmente io sono contento, a me, io vado in pensione a 72 anni adesso con l'ultima, ci avevano anticipato 72 a 70 e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il provvedimento che abbassava di 2 anni i professori universitari, intendo dire. L'età di pensionamento. Io sinceramente cosa vi devo dire? Ne sono contento, io lavoro, se uno che fa la mia attività lo fa anche a 75, se capite, insegnare è un privilegio, io non essere pagato per fare quello che ti piace fare, ragazzi, cioè, lo faccio. E sono entrato in ruolo, pensate, a 40 anni, come, però. Non crediate, adesso i cosiddetti giovani sono quelli che entrano a 40 anni all'università come stabili. Io ho dei collaboratori, non so come chiamarli, che hanno più di 40 anni, non sono in ruolo, che vanno avanti ancora adesso con contratti di anno in anno. E a me mi hanno portato 72 anni, quindi io chiuderò, perché non me ne vado prima di 72 anni, inutile. No, se appunto questo si illuda. Io fino a 70, vuol dire che per altri 2 anni, cioè il mio posto sarà chiuso. Capite? Cioè siamo in una situazione nella quale allunghi sempre di più l'ingresso dei giovani. Per cui questa è una società dove oggi, lo sappiamo benissimo, è una società fatta da quelli della mia generazione, da quella un po' più giovane da me, della mia, che ha occupato determinati spazi e tutela se stessa e rende difficile a chi viene dopo entrarci. I problemi oggi riguardano, attenti, non tanto i figli, io sto discutendo abbastanza in questo periodo di queste cose, soprattutto i nipoti. I figli sono in una certa misura tutelati da noi. Questa è una società vecchia, certamente, con una generazione giovane di figli che è molto ristretta, ridotta, demograficamente ridotta. Intanto lo faccio, il gioco di raccontare la mia biografia soltanto con due numeri, cioè i miei genitori erano i 2 17 fratelli, perché mia madre era di una famiglia contadina abbastanza ricca, quindi i figli ne facevi tanti perché lavorassero, poi le figlie non avevano niente in termini di eredità, però è un altro problema. Mio padre invece era di una famiglia povera, quindi erano in tanti, queste erano le 17 in 2. Noi siamo in 3 fratelli, io e mia moglie abbiamo 2 figli, e la media è il doppio rispetto alla metà di quelli della mia generazione, dove i figli sono in media 1 alla coppia, capite? In due generazioni. Allora, è evidente che in una situazione di questo genere noi abbiamo sempre allungato sempre di più la nostra età di vita, e non accettiamo di invecchiare, no? Questa è una società che non accetta di invecchiare. Certo, è anche diverso avere i miei 60 anni oggi da quando li aveva mio padre, o peggio mio nonno, quindi direi che non conto. Oggi avete la quota, guardate che la classe d'età che è cresciuta maggiormente, oggi siamo con un'aspettativa di vita di 86
6 anni. Veramente tanto, capite? Allora, in una situazione di questo genere, il problema è evidentemente, da un punto di vista proprio di futuro e di, tra virgolette, povertà, quello dei nipoti, perché i figli, per ragioni di trasferimento ereditario del patrimonio, subentreranno a noi. I nipoti no, ammesso che facciano figli. Però, attenti, il problema è altro. Il problema è che in una società di questo genere la gioventù viene abolita, nascosta. Visto che siamo tutti giovani e rifiutiamo di invecchiare, quelli che sono davvero i giovani, cioè i più giovani, sono di fatto, smettono di essere, non crescono. Ditemi qual è, cioè alla mia età, quando quelli della mia generazione consideravano il passaggio dalla gioventù all'età adulta, scandito da una serie, tu avevi un corso di vita che era scandito da una serie di tappe, di eventi, il lavoro, il matrimonio, andarsene di casa, i figli. Qual è adesso? Cioè, il lavoro stabile non c'è più. Ma proprio, e credo proprio che noi siamo entrati in un ciclo simile di vita a quello americano, anche se non siamo negli Stati Uniti, in cui devi metterti, un giovane oggi sa che cambierà nel corso della sua vita 5-6 lavori. Quelli della mia generazione parlavano del lavoro perché sapevano che quello che cominciava era con buona probabilità quello che l'avrebbe portato fino alla pensione. Okay? Magari cambiava posto di lavoro, ma non lavoro. Mentre adesso hai questo. Quindi, instabile e precario. Poi, soprattutto coloro che possono, e i più giovani, quelli che studiano, quelli se ne vanno. Parla di fuga dei cervelli, è un'espressione che mi fa inorridire e che rifiuto. Cioè, se c'è qualcosa, per fortuna, che non puoi imprigionare sono i cervelli. Il cervello è libero e va, per fortuna, dove ha la possibilità di essere utile o di spendersi. Però è vero, i giovani vanno altrove. Vi siete accorti che noi siamo in tempi in cui c'è il declino dei movimenti sociali e delle ribellioni sociali? Guardate che io li considero positivi. Dove esistono movimenti sociali e non sfociano e debordano in forme di guerriglia violenta, però i movimenti sociali sono esattamente dei meccanismi di cambiamento, e normalmente i movimenti giovanili sono stati sempre esattamente questi. Hanno definito il cambiamento della società attraverso la generazione. La generazione esiste nel momento in cui una certa età coincide anche con la condivisione di valori, di esperienze, e determina una rottura. Però guardate, i movimenti sociali, i movimenti giovanili non esistono mai senza che la loro ribellione non avvenga anche in famiglia, non sia generazionale, e sono generazionali per quello. Significa mettere in discussione le gerarchie sociali, innanzitutto con i genitori. Guardate, e ormai da 10-12 anni, io ho fatto sempre indagini sul rapporto genitori-figli e sui giovani, non esiste quasi più conflitto familiare tra genitori e figli. Voi mi direte, vabbè, non è vero, da me sembra che fa sempre, attenti. Le indagini dicono esattamente il contrario, che le discussioni ci sono, ma le fratture non ci sono, e che c'è addirittura una tendenza tra genitori e figli, per reciproca convinzione, di evitare gli argomenti scomodi. Oggi i problemi maggiori li hanno le ragazze, più che i ragazzi, e per le solite ragioni, maggiore controllo. Ma non ci sono più conflitti. Perché non ci sono conflitti? Perché dipendono sempre più e sempre più a lungo dai genitori.
A 30 anni un terzo, un quarto, anzi un 40% dei cosiddetti giovani non vivono, risiedono con i genitori. E come puoi permettertelo? Te lo permetti perché tu, giovane, in realtà risiedi con i genitori, ma non ci vivi. Vai lo stesso in giro, vai, torni, ti garantisce quello. Ti garantisce la possibilità di studiare a lungo, di cercarti un lavoro a lungo, di fare il precario a lungo. Ma questa è veramente una società che non cresce. È una società vecchia, una società nella quale i giovani non esistono più, vengono nascosti dagli adulti e dai vecchi, invecchiano senza riconoscersi come tali. Qui introduco un elemento fermo che dico, che faccio sempre, ma non per ragioni di demagogiche. Cioè, guardate che le società, normalmente, tutte le società che si sono estinte per ragioni demografiche. E normalmente tu puoi superare questo declino, il declino di una civiltà, che è la civiltà che invecchia, in due modi. O ti rimetti a fare figli a raffica, vabbè, datevi da fare, questa è una cosa, qualcuno può, altri meno. Oppure integrando gli immigrati. Gli immigrati proprio fanno più figli di noi, per ragioni diverse, ma ne fanno, e sono più giovani di noi. Noi abbiamo raggiunto il massimo del nostro sviluppo anche qui, quando eravamo poveri e tanti, e giovani. E allora avevamo la rabbia, la voglia di lavorare, di cambiare. Ce l'hai, innovi. Non è che l'innovazione sia solo per i giovani, ma viva Dio, è più per i tre giovani. Una società giovane innova di più di una società vecchia, è più conservativa, anche perché la società vecchia può dire che è sempre giovane, ma il futuro ce l'ha dietro le spalle, non davanti. Allora, investi in te stesso demograficamente se integri gli immigrati. Cioè, questa è l'altra, le società che sono cresciute, che non sono invecchiate, pensate, sono più giovani di me, pensate agli Stati Uniti, per esempio, ma anche in una certa misura alla Francia, con tutti i problemi che ha. Lo hanno fatto perché si sono posti questo problema. Però, altrimenti, noi ci troviamo in una situazione come questa, dove i ragazzi, i sei ragazzi, è un toso da 30 anni, un giovane di 40 anni, mi viene in mente quando una volta scrissi, cioè io facevo un giornalino a Castelnuovo di lotta e di governo, dove denunciamo un licenziamento di un giovane di 18 anni ancora apprendista in una fabbrica locale, e sbagliamo e venne fuori un giovane di 81 anni ancora apprendista. Beh, altri ridì, ma oggi poco, quel titolo là può dargli anche da bene. Alto apprendistato. Eccolo. Sì. Posso però fare una domanda su questo tema qui, il tema dei migranti e il tema della sicurezza, perché anche qui forse c'è qualcosa di strano. In un momento in cui probabilmente la nostra società è molto più sicura rispetto a prima, ci sentiamo molto più insicuri, abbiamo molto più paura. Adesso lei non vuol parlare di politica, però a me ha colpito molto uno dei comunicati che ha fatto Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, quando ha detto quanti sono i capobo d'Italia, non riferendosi a quel ragazzo. E questa è stata un'operazione secondo me interessante, furba, adesso ce lo dirà dal punto di vista comunicativo, appunto. E anche qui, perché c'è questa cosa così strana, che viviamo in tempi molto sicuri, in cui i crimini oggettivamente sono di meno, ma in realtà ci chiudiamo dentro i nostri recinti, i ricchi si chiudono dentro i loro recinti, eccetera. E io curo e dirigo un osservatorio sulla sicurezza che analizza il sentimento, appunto, di sicurezza, ma anche i dati sulla sicurezza e l'insicurezza, e anche il modo in cui è rappresentata la sicurezza e l'insicurezza in 5 paesi europei. Italia, la Francia, la Germania, la Spagna e l'Inghilterra. Ormai dal 2006, siamo incontrati questi giorni per fare il progetto di tutta la nuova legge.
che da noi esiste una forte enfasi mediatica. Attenti, cioè, da noi, ad esempio, c'è stato un biennio tra il 2006 e il 2008, in cui 2007-2008, che dove la percezione della criminalità comune ha raggiunto livelli molto alti, ma comunque molto più bassi della frequenza, della numerosità delle informazioni che invece passano sulle reti televisive nazionali. Da questo punto di vista, per dare un esempio, la differenza tra le reti nazionali come di prima serata, le TG nazionali di prima serata in Italia e in Germania, il rapporto nel numero di informazioni legate alla criminalità è 41. 40. Ma anche altrove, in Francia 7, 8 a 1, in Spagna è un po' più simile a noi, ma è 4 volte meno che da noi, cioè capite? Non solo, in Italia c'è una caratteristica, indici di criminalità, di crimini per abitante, in Italia sono pressoché stabili e quelli violenti in diminuzione da 20 anni. Cioè da noi non esiste mutamenti sensibili o significativi che spieghino le variazioni di quello che si chiama la percezione e neanche soprattutto della rappresentazione mediatica, no? E noi siamo però rispetto alla media europea più bassi. Questo è l'altro: il numero di reati contro le persone sono più bassi rispetto alla media europea, la media di questi paesi, però la percezione è normalmente più elevata, ma soprattutto la rappresentazione è più elevata. Allora, perché avviene questo? Tenendo conto che peraltro fino a un paio d'anni fa, abbastanza cambiato gli ultimi anni, questo si associava alla paura dell'immigrato, per cui le due cose strettamente collegate. Guardate, non dovete neanche sorprendervi fino della, tra virgolette, paura dell'altro, dello straniero. C'è sempre stata, soprattutto nel momento in cui si tratta di un fenomeno all'inizio. Guardate che qui il tasso di immigrazione a fine anni 90 era all'1%, sì, no? Cioè noi abbiamo avuto un aumento del 1000% in 10 anni, cosa che non è avvenuto da nessuna parte in Europa, perché siamo gli ultimi ad essere arrivati su questo. Quindi è anche comprensibile, cioè, non mi metto a fare da questo punto di vista la facile demagogia, cioè che ci sia paura, che l'altro generi insicurezza. Questo qua è avvenuto sempre, dovunque. Ho fatto, ricordo un bellissimo dialogo, per me almeno bellissimo, una decina d'anni fa con il Cardinal Martini a Milano, proprio sulla figura dello straniero, io spiegando quello che avveniva e lui raccontando la figura dello straniero nella Bibbia, raccontando esattamente la fase. C'è sempre la prima fase, quello straniero e l'altro, lo sconosciuto, che genera paura. Dopo però diventa l'altro con cui entri in relazione, dopo diventa uno di noi. Io su queste cose parlerei a lungo perché ci ho lavorato a lungo ed è interessante e non è così scontato. Ve ne do due indicazioni. Cos'è che ha spinto molto alto in quegli anni la raffigurazione mediatica dei reati? Quindi ha fatto della criminalità un elemento costante, comune. Beh, intanto un fatto politico, se guardate 2006-2008, passate le elezioni, cade l'esposizione
vi rammento che oggi, sì, che domani si vota a Roma, si è votato anche 5 anni fa a Roma, evidentemente, in concomitanza con le elezioni politiche. Tra il primo e il secondo turno c'è stato un omicidio violento famoso che ha, su cui è stata impostata tutta la campagna elettorale. Tenete conto che esiste una relazione abbastanza diretta tra tipo di emergenze, di paure e orientamento politico. Paura e sicurezza spinge il voto a destra, lo dico tecnicamente. Insicurezza economica più a sinistra. Adesso non è più vero manco quello, però è così. Però questo lo sappiamo. Però io mi sono convinto a un certo punto che ogni paese ha il suo specifico, non bastano le spiegazioni di tipo politico a rendere conto della vocazione criminale, non so come definirla, della nostra televisione, dei nostri media. Io ho chiesto a mia moglie di comprarmi, perché io faccio mancare niente, l'ultimo settimanale che è entrato, voi non le guardate queste cose, ma sbagliate. Sapete qual è l'ultimo settimanale di successo? Perché tutti i settimanali sono in crisi, come i quotidiani, peggio che peggio i settimanali. Come si chiama? Giallo? Giallo. Giallo. 200.000 copie. Volete 200.000 copie di crimini, processi insoluti, efferati e selvaggi, sangue. L'unico nuovo settimanale che abbia avuto successo. Cioè io mi sono convinto di questo, cioè in Italia, per la nostra tradizione, sono mi hanno invitato tre anni fa, alla Sorbonne, a un convegno dedicato al melodramma in Italia. E hanno invitato me a parlare del melodramma oggi, cioè quello che i francesi chiamano le fait divers, fatto diverso per loro, la cronaca nera, e come viene tematizzata, narrata. Perché da noi abbiamo questa differenza rispetto agli altri paesi? Per ragioni politiche, a volte sì, però c'è qualcosa di più, c'è una nostra tendenza, uso di nuovo questa formula, narrativa, che tematizza, sfrutta e rilancia il crimine e ne fa materia, ripeto, come il melodramma, di racconto costante, continuo. Noi siamo quelli che costellano la giornata, basta che voi accendiate la televisione a qualsiasi ora, noi abbiamo un delitto ogni ora che viene discusso. Partite la mattina, poi il pomeriggio è trionfale, guardate, il pomeriggio sull'1, su 2, su 5, avete tutti i delitti possibili, poi avete il TG e poi dopo la sera avete il plastico dove vedete dentro dove hanno ammazzato dove. Cioè, attenti, noi abbiamo due tipi di narrazione fondata sui diritti. Abbiamo quella del caso, il caso criminale, che diventa esattamente trattato come un romanzo, ma viene sceneggiato, hanno i loro sceneggiatori. Hanno il processo della Iara, cioè il mio collega, direttore dell'osservatorio di Pavia, che è quello che misura i minuti di presenza televisiva di politici, che lavora con me invece su questo osservatorio, lui mi fa i casi e lui ha definito tutto questo, cioè questa tematica, lo scazzismo. Lo scazzismo è la Sara Scazzi, questa poveraccia, che dove avete proprio il modulo, il format, dove c'è il giornalista che va là, che parla, questa c'è la madre, sarete madre, figli, genitori, queste cose anche piene di sangue, di sesso, queste cose qua poi diventano, poi ripeto, da noi i processi non
mai, non muoiono mai queste persone, poveracci, continuano a essere umani. Questa è una. Poi hai invece quello che io definisco l'effetto sciame. Qua è anche interessante, perché ci spiega un po' come ci si sia adattati, anche in positivo, alla logica della comunicazione come principale meccanismo di non solo raccontare la realtà, ma di imporla. L'effetto sciame è quello per cui nel primo semestre dell'anno scorso la notizia ricorrente nei TG è che costelle i TG italiani sono i suicidi degli imprenditori, i suicidi economici. Per sei mesi, guardate che l'economia e il lavoro, pur essendo diventati già da tre anni al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani, solo da un anno e mezzo sono divenuti prioritari nelle notizie dei TG. Solo da un anno e mezzo. Però sono stati anche questi tematizzati attraverso forme narrative. Ad esempio il suicidio economico. Cioè per sei mesi gli imprenditori, guardate, non voglio banalizzare, e i lavoratori, ma soprattutto gli imprenditori, all'improvviso cominciano a suicidarsi. È drammatico ed è vero, però guardate, se chiedete a Giovannini, ministro del lavoro e presidente dell'Istat, vi spiegherà e mi ha spiegato, dati alla mano, che questo è sempre avvenuto. E che i dati dei suicidi per motivi economici non sono cambiati, cioè ci sarà forse, ma non sono cambiati nel corso del tempo, sono sempre avvenuti più o meno in questa misura. A un certo punto hanno smesso di ammazzarsi. E allora cos'è che viene subito dopo? Il secondo semestre dell'anno scorso è il femminicidio, gli dai questo nome. E allora cominciano i compagni, gli ex mariti ad ammazzare le donne. Pensate che questo non sia mai avvenuto o non avvenisse prima? Magari peggio, magari peggio. A un certo punto però avviene questo. Il caso classico è quando è estate e per ragioni di obvious non puoi mettere cose così perché sono un po' troppo dure. Allora in luglio si scatenano i cani. I cani killer. Io è grosso così, non è che mi preoccupi più di tanto, ma allora all'improvviso cominciano e di punto in bianco aggrediscono i loro padroni o quelli che passano. Passato il periodo di bassa, tornano. Noi abbiamo questo, è un meccanismo, guardate, per cui l'insicurezza diventa un fatto spettacolare, è un fatto di consumo mediatico. E noi diventiamo dipendenti dalla nostra insicurezza. Attenti, questa è una società che fa dell'insicurezza una sorta di bisogno esistenziale. Avete presente quante professioni si alimentano di insicurezza? Quanti analisti, psicanalisti, psicologi, addetti alla sicurezza? Voi provate a fare 50 metri senza essere fotografati o ripresi 8 volte da telecamere che arrivano. Avete presente? Provate ad andare dai farmacisti e interrogarvi su quanti sono i farmaci contro l'ansia, contro la paura. Cioè la paura è divenuta un elemento di vita quotidiana, senza la quale non vivremmo, per cui dacci da oggi la nostra angoscia quotidiana. E allora proprio per questo forse anche ogni tanto un po' di bene comune va, ok, meglio anche ogni tanto, come dire, star bene insieme, ecco questo. Mi sembra, secondo me con un applauso ci sta, però io però non penso che continueremo ancora a lungo, Marco. Però un'ultima domanda voglio fargliela è, contrariamente a quanto aveva detto, io voglio che parli di politica, però in senso un pochino più ampio. Ho l'impressione che senza guardare tanto all'esito delle elezioni, però poi quello che è accaduto ha un po' spaesato tutti, insomma ci ha lasciato un po' colpiti.
anche molto banalmente, noi abbiamo votato perché un partito era contro quell'altro e viceversa, poi a un certo punto le cose sono mescolate. Questo è tutto veramente molto strano. Allora mi chiedo, sempre per parafrasare quello che scriveva, se forse la politica è la cosa più strana di tutte in questo paese, perché non risponde più a quello che dicono i cittadini, ma risponde a ben altro. Penso a questi saggi, dopo i tecnici sono stati i saggi, adesso forse gli esperti, e non so più chi, che fanno programmi che non dipendono da quelli che sono votati dagli elettori. Ecco, l'impressione è che forse la politica sia il mondo più separato dalla realtà che abbiamo, con cui abbiamo a che fare. Questo è un argomento serio, troppo serio da affrontare a quest'ora. Per ragioni diverse, possa in qualche modo non essere scontata. Guardate che questa volta, almeno in questa occasione, il problema è che tutti noi diamo giustamente la colpa, molte colpe, alla legge elettorale, che fa schifo, veramente del peggio che potrebbe esserci. Però questa volta il problema è che la legge elettorale non ha funzionato, per cui ha riprodotto un Parlamento che somiglia alla società. Adesso è inutile che noi usiamo un argomento di tipo autoconsolatorio, per cui è colpa della politica che non rappresenta la società. Questa legge elettorale, soprattutto per il bicameralismo troppo perfetto che esiste solo un altro paio di paesi al mondo, in Europa solo in Romania, ha riprodotto un Parlamento dove non esiste una maggioranza. E questa perché ha riprodotto quasi fedelmente quello che è il voto dei cittadini. Un paese che fatto di tre grandi minoranze, non comunicanti tra loro, costrette a comunicare e addirittura a unirsi, proprio in quel punto che ne aveva, come dire, definita la frattura principale degli ultimi 20 anni. Pensateci, abbiamo avuto un ventennio fondato su Berlusconi, nel bene e nel male, pro o contro, anticomunismo e antiberlusconismo, le due i versanti. E abbiamo oggi una maggioranza dove queste due componenti si sono messe insieme. La terza è una componente, è un'altra componente, quella del Movimento 5 Stelle, che è difficile da definire, ma che da un punto di vista squisitamente tecnico emerge per la crisi delle altre due, emerge dalla crisi delle altre due, anche dal punto di vista proprio della distribuzione del voto, sia sul piano territoriale sia sul piano sociale. Il Movimento 5 Stelle è, guardate, il primo partito nazionale dal punto di vista della distribuzione del voto che noi abbiamo avuto nel dopoguerra. Se volete lo faccio un discorso minimamente tecnico, cioè un po' un discorso minimamente tecnico, ma che vi può risultare anche, penso, abbastanza chiaro, è che noi in Italia non abbiamo mai avuto partiti nazionali, intendo dire come nazionali, con una distribuzione territoriale nazionale. Noi abbiamo avuto dei partiti territoriali o delle federazioni di partiti territoriali. I due partiti, soggetti politici, che hanno governato l'Italia prima della Seconda Repubblica, sono il primo una federazione politica di Nord e Sud, che era la Democrazia Cristiana, e nella Seconda Repubblica quello che poi si traduce nel PDL, ma che è Berlusconi, Nord e Sud, e pezzi di Sud totalmente autonomi, autoreferenziali, che poi
poi non a caso si spezza, nel senso che poi è la Lega con altre federazioni, gruppi di partiti del Mezzogiorno, ma non sono soggetti politici nazionali spannati sul territorio. L'altra parte, cioè la sinistra, in realtà è quella che il mio amico Marc Lazar chiama la Lega Centro, la Lega di Centro, cioè quello che oggi è il Partito Democratico e che, guardate, potete preoccuparvi, io sono andato a un convegno la settimana scorsa a Roma a mostrare queste mappe, e già che c'ero ho chiesto a quel povero ragazzo che è costretto a lavorare a pieno tempo a qualsiasi ora del giorno per me, il mio collega, il collaboratore, si chiama Fabio Bollino, visto che poi le vedo, mi vengono in diretta le curiosità, ho detto: ma Fabio, ho visto la mappa del centro-sinistra in Italia, la mappa dove isolo quello che chiamo il quartile alto, cioè le 27 province dove ha preso di più, c'è un quarto delle province, e ho detto: Fabio, fai un conto, prendi PD, PD centro-sinistra, prendi per piacere la mappa, fammi il conto sulle elezioni del 48 e dimmi un po' il fronte popolare, vediamo che coincidenza che c'è tra il quartile alto del fronte popolare e quello del centro-sinistra oggi. E lui mi ha detto: guarda, le province sono diverse, come sono nate, di comuni ne abbiamo 22. Beh, di queste che tasso di coincidenza?